Ciao Giovanni, benvenuto per iscritto. Ciao, saluto Giovanni, chi ci guarda, non lo so, chi ci guarderà. chi ci guarderà, chi ci ascolterà, sicuramente saranno in tanti e molto curiosi perché oggi parliamo di un argomento particolare, diverso dal solito. Innanzitutto presentiamo il tuo libro che si intitola Oltre l'orizzonte, quali nuove frontiere per la fisica, pubblicato a novembre di quest'anno da Codice Edizioni. Prima però di entrare nel vivo dei contenuti di questo libro, che sono molto importanti e anche complessi, però resi in questo libro in maniera molto chiara alla portata di tutti, veramente. Quindi complimenti anche per come l'hai scritto. Comincio l'intervista come faccio di solito con i miei ospiti, chiedendoti come è nata l'idea di scrivere questo libro, ma soprattutto come l'hai scritto, cioè proprio nella pratica, come ti sei organizzato. Raccontaci un po' com'è stata questa esperienza di scrittura. Ma l'idea del libro, come gioco, così, è da parecchi anni che così scrivevo magari un appunto, poi a un certo punto ho cominciato a scrivere qualche pagina, ma fa conto magari 2 pagine su un treno un giorno, poi per 2 mesi nulla, poi 4 pagine una notte di particolare fervore su qualche tema. Le motivazioni erano che non mi sembrava che fosse ben descritto il modo in cui io vivo la scienza. C'è molta divulgazione di quanto sono belle le cose che abbiamo capito, c'è molta divulgazione che in realtà non divulga ma romanza, diciamo, la scienza. C'è un po' quest'idea che la scienza è arida, brutta e bisogna romanzarla. A uno come me sembra assurdo questa idea, quindi ho un po' collezionato così in ritagli di tempo molto sporadici delle idee su cose molto affascinanti ma veramente scientifiche, senza romanzare. A me piace avere nel libro, ho collezionato un po' di esempi in cui la scienza va oltre l'immaginazione, quindi come fa, diciamo, un romanzo, una versione romanzata a superare la natura? Ecco, basta un po' scegliere con attenzione e trovare, spero di esserci riuscito, un livello di analisi che sia fedele ai contenuti, ma che si concentri sulle cose più comprensibili, quelle, diciamo, della struttura concettuale, dei sistemi. La parte più ostica è quella della formalizzazione matematica, che effettivamente richiede tempi molto lunghi, però non è vero che senza quello non si riesce a comprendere, la logica, ad esempio, di una scoperta. E poi mi interessava anche perché da qualche anno mi chiedono di presentare delle lezioni nei licei, soprattutto, gruppi di giovani appassionati mi chiedono di andare. Io o anche qualche organizzazione che organizza questi incontri tra ricercatori e nei licei. E mi accorgevo che molti ragazzi dicevano: sono appassionato della scienza, ma non so cos'è uno scienziato. E quando io gli rispondo: guarda, che uno scienziato è un investigatore, non dovete lavorare molto di fantasia, mi sa che molti di voi guarderanno Montalbano, è un lavoro così, solo che si usa più la matematica che non le impronte digitali, però è quel tipo di lavoro. E i ragazzi subito molto sorpresi e anche incuriositi, diciamo, intrigati. Quindi un altro caso in cui la realtà dei fatti forse è più affascinante delle ricostruzioni, sai, si romanza Newton che scopre le cose perché vede le mele cadere, Einstein che tra l'altro c'è un imbianchino nel mio libro, lo ricordo, c'è un aneddoto sull'imbianchino che è caduto che viene romanzato all'infinito. Beh, questi ragazzi non hanno un riferimento, come si fa a fare scienza guardando fuori la finestra se qualcosa cade, insomma. Quindi anche un po' collezionavo idee su situazioni più facili da spiegare in cui si veda bene il ruolo dello scienziato come un investigatore. Ci sono un po' di casi polizieschi del mio libro, in un certo senso, cioè c'è un crimine, c'è un colpevole da cercare, una nuova legge della natura, c'è l'investigatore che impazzisce per un po', ma poi trova la chiave, insomma.
Però diciamo che per molto non credevo mai di finirlo il libro, molti amici mi chiedevano di finirlo, anche colleghi che hanno molta simpatia per la mia posizione sulla scienza, che è un po' ruvida, diciamo, scienza scienza, non edulcorata. Però non credevo di finirlo. Poi nel 2015 ho raggiunto il livello di motivazione giusto per poi portare a termine questa cosa, perché poi nel 2015 c'era l'anniversario forse della più grande scoperta di Einstein, la relatività generale, e tutto questo romanzare proprio era dappertutto, dilagava, io non ce la facevo più, un modo per mettere a riposo i miei disagi con quel tipo di cose era lavorare al libro, quindi ci ho lavorato un po' di più e ora quest'anno mi è riuscito di finirlo. E questo, guarda, è secondo me uno dei meriti di questo libro. Come ti dicevo, è molto chiaro e comprensibile, però ci sono dei libri che trattano di argomenti complessi, come appunto la fisica, ma ce ne sono tanti altri, che l'autore che scrive, come hai fatto tu, un libro di questo genere, che non è un libro dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori, un libro di testo, quindi un manuale proprio per il settore, ma un modo per divulgare anni di ricerche, esperienze, conoscenze, veramente mettendoli a servizio alla portata di tutti. E questa è una cosa molto bella, è uno dei poteri, tra virgolette, del libro che io amo particolarmente e quindi un invito anche a chi fa scienza, fa ricerca, fa insomma tante, tante cose molto interessanti e anche tanti dati prodotti a disposizione per non lasciarli lì magari nel cassetto, ma permettere veramente a tante persone di appassionarsi, come cerchi di fare tu parlando ai ragazzi, a materie che sono difficili, però ci possono dare veramente tanto. Quindi questo credo sia un po' anche uno dei meriti che vanno riconosciuti al tuo libro. Grazie tante, ci ho provato e senz'altro è come tutti immaginano, è la cosa più difficile. Sì. Secondo me l'esperienza e la conoscenza di un settore, diciamo, viene sfidata massimamente quando si deve renderlo comprensibile senza abusare delle cose più tecniche, diciamo. E senz'altro spero che questo, come sei molto generosa, spero sia tutto vero. Ho qualche riscontro, devo dire, anche ho ricevuto un paio di email, non so come hanno dato le mie email, molto molto carini, molto, uno addirittura commovente, però quindi forse è fuso. Sicuramente l'avessi fatto prima, magari se avessi scritto tutto d'un botto quando ho cominciato, forse 10 anni fa, da persona di scienza meno matura, magari era peggio, diciamo, il fatto che ci ho messo tempo, ho aspettato di maturare un altro po'. Come scienziato forse ha aiutato. Sicuramente, guarda, confermo tutto, io di libri ne vedo veramente tanti, quindi guarda, davvero, la mia è una valutazione ponderata. Allora, senti, entriamo nel dettaglio di questi contenuti, così magari aiutiamo le persone che ci ascoltano ad essere proprio più preparate per affrontarsi alla lettura del libro. Einstein, come ricordavi tu, è uno dei protagonisti, insomma, di questo libro. È stato uno straordinario interprete del metodo scientifico, meglio il giovane Einstein, come lo chiami tu nel libro, quindi diciamo quello che lui ha fatto nel periodo che va tra il 1905 e il 1917, le sue straordinarie scoperte che insomma tutti o bene o male conosciamo. E tu sei un fervente sostenitore del metodo scientifico, mentre invece altri fisici, quelli che appunto sostengono la teoria del tutto, insomma, non sono proprio della stessa idea, anche un po' lo tradiscono. Leggendo il tuo libro ho capito una cosa, se non ho sbagliato, che mi sembra molto importante, che fondamentalmente il metodo scientifico ci libera dai pregiudizi e questa è una cosa sicuramente molto, molto bella ed è anche ciò che ha permesso ad Einstein poi di andare veramente oltre al suo intuito. Allora ti chiedo, ci spieghi un po' in che cosa consiste esattamente il metodo scientifico e quindi in che cosa consiste dunque la sua applicazione? Il metodo scientifico è senz'altro il metodo per far crescere il nostro sapere osservando la natura, no? Quindi
questa ricerca dell'esperimento. L'esperimento spesso, l'idea di esperimento spesso viene collegata a tecnologie complicate, però in effetti è un po' osservare, ascoltare la natura con degli aiuti, perché solo con occhi e orecchie non è che andremo molto lontano. Quindi, però è comunque quello, imparare dalla natura. E un po' una tesi che c'è nel libro, che in realtà poi, secondo me, ti ringrazio, spero sia vero, io ho provato a coinvolgere i lettori non fisici in questa questione, però io mi rivolgo anche ai più, anche ai colleghi, diciamo, perché c'è in questo momento un dibattito piuttosto acceso, non nemmeno talvolta va fuori dall'accademico, tra quelli come me che ritengono che quella è l'unica strada, comunque, imparare dalla natura. E ci sono queste nuove posizioni, tra l'altro nuove, ma anche vecchie, perché sono le stesse posizioni che c'erano nel Medioevo e che il metodo scientifico ha consentito di superare. C'è una specie di ritorno all'idea che l'uomo capisca come stavano le cose solo pensando. Pensa, 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 capiamo come è fatto l'universo. Tra l'altro nel libro sì, uso anche parecchi riferimenti ad Einstein, soprattutto perché mi è molto utile l'analisi di qualche caso investigativo che ha studiato lui, qualche caso investigativo scientifico. Perché quello che io chiamo il giovane Einstein, quello del periodo dal 1905 al 1917, era davvero in ascolto, cioè aveva come tutti noi dei pregiudizi, ma riusciva a metterli da parte nell'ascolto della natura e ci ha portato a fare una serie, da quel punto di vista è il record assoluto quello che ha fatto Einstein, una serie di conquiste, di conoscenze della natura che hanno superato la nostra immaginazione. Quindi sono esempi, quella fase einsteiniana è un esempio meraviglioso di come se lui fosse stato a pensa pensa. Pensa pensa, oltre la nostra immaginazione non ci puoi andare, diciamo, per definizione. Ed è persino, è già difficile andare oltre i nostri pregiudizi, pensa pensa, perché non è facilissimo mantenersi imparziali rispetto ai propri pregiudizi. Lui è stato straordinario in quel periodo proprio perché ascoltava davvero con assoluta umiltà, attenzione, lucidità, analizzava questi casi investigativi quasi sempre arrivando o a qualcosa, come spiego nel libro, che era contrario a un suo pregiudizio, o a qualcosa che addirittura era al di là dell'immaginazione di tutti gli umani. Pensa all'idea che la materia possa influire sulla struttura dello spazio e del tempo, curvandolo. Non c'è traccia di questo nella poesia, nella scultura, nella filosofia. Prima di alcuni fatti osservativi, ad esempio quelli sull'orbita del pianeta Mercurio, che hanno indirizzato un investigatore come Einstein a trarne le conseguenze ultime, che erano questa cosa che va al di là della nostra immaginazione. Quindi c'è un messaggio che mi piace condividere con tutti, perché secondo me su questa posizione è una posizione che ciascuno autorevolmente può prendere da solo. Ecco, non c'è questa casta, è chiaro, c'è la casta degli esperti, casta tra virgolette, gli esperti della matematica che usiamo, però su questa questione credo che siamo tutti autorevoli. Qual è il tipo di investigazioni che riteniamo, ad esempio, meritevole dei nostri finanziamenti? Tu hai pagato per qualche studio che ho fatto io, un pochino, con le tue tasse, diciamo. Il mio lavoro è anche, io sono sponsorizzato da tutti, diciamo, mi sembra giusto anche coinvolgere tutti nella valutazione delle direzioni che dovrei prendere e che la scienza deve prendere. Mi sembra che il libro che ci ho provato, faccio un caso molto forte, che la scienza che ha dato benefici all'umanità è quella di umile ascolto della natura, di osservazione, pronti ad essere sorpresi, pronti a dover rimuovere dei pregiudizi, andare oltre l'immaginazione. Ora, questo ritorno al Medioevo, questo nuovo ritorno al Medioevo, che ha come espressione massima la teoria del tutto, invece è un tentativo di capire come stanno le cose
addirittura tutte le cose, un tutto che per me è orribile, cioè proprio tutto, questi sanno anche tutto quello che ancora non abbiamo osservato, provano a sapere, chiaramente, loro dicono che non lo sanno ancora, ma ci stanno arrivando. E questa è una questione sulla quale secondo me tutti hanno senz'altro il diritto, forse addirittura il dovere, di prendere una posizione individuale, critica. Il mio libro è uno strumento, ma chi vuole avere una posizione, meditata su questo, ovviamente dovrà informarsi in senso più ampio. La scienza insegna che avere una sola fonte, però penso di aver fatto un caso forte, che mostra come l'atteggiamento umile, passo passo, piccolo passo per piccolo passo, poi ciascun passo comunque è grande per la scienza, però non è mai tutto. Andiamo sempre un po' oltre l'orizzonte, che tra l'altro, secondo me, è una cosa bellissima della condizione umana. C'è un libro di un fisico che come fisico io ammiro infinitamente, Steven Weinberg. Ha avuto anche il premio Nobel per una sua scoperta degli anni 70, quindi anni 70, lavori che aveva fatto negli anni 60. Ora un po' senior, però è stato un grandissimo fisico. Però c'è un suo libro che tra l'altro come titolo ha Dreams of a Final Theory, sogno di una teoria finale. Ammazza, cioè io per me sogno di una teoria finale. È terribile, no? Secondo me uno si toglierebbe il fascino principale dell'essere un essere umano, quello di non sapere e avere domande, provare a fare passi avanti con queste domande, andare un po' oltre il nostro attuale orizzonte, ma vivendo con l'orizzonte sia come un limite, ma anche come un privilegio, il privilegio di averlo lì davanti a noi, di sapere che c'è dell'altro oltre quell'orizzonte. Che se ce la caviamo un po' oltre andiamo. Se qualcuno ci avesse una ricetta magica per sapere tutto, io gli chiederei di non dirmela. È troppo divertente, frustrante anche, ma senz'altro il sale della uno, senz'altro nella mia vita è un ruolo principale, in altre vite forse un ruolo più piccolo, ma se ci pensiamo bene, in tutti noi avere delle domande è una ricchezza straordinaria. Avessimo tutte le risposte, saremmo più poveri. Certo, e quindi Certo, quindi anche la curiosità che sicuramente aiuta, il desiderio di conoscere sempre cose nuove. E mi piace anche il discorso che hai ricordato sulla partecipazione di ogni singolo cittadino attraverso appunto il pagamento delle tasse al contributo che quindi tutti diamo per portare avanti progetti di ricerca molto importanti. Ed è giusto secondo me anche che ognuno di noi ne abbia consapevolezza, perché purtroppo la situazione è quella che è, i finanziamenti sono quelli che sono, vengono sempre più ristretti, e quindi credo che anche rendere partecipi appunto tutti di questa cosa possa fare del bene, insomma, alla materia che tu porti avanti. E senti, Giovanni, nel libro, oltre ad Einstein, ovviamente vengono citati altri personaggi illustri, ma tra questi in particolare, io, oltre ad Einstein, appunto, segnalerei Galileo Galilei e Giordano Bruno, tre straordinari personaggi della nostra storia, e vorrei chiederti per ciascuno di loro, in che cosa si possono considerare oggi dei grandi innovatori? Beh, innovatori grandissimi. Giordano Bruno, è una figura che merita ancora di essere studiata, una figura straordinaria di transizione tra Medioevo e il pensiero scientifico che da lì a poco si sarebbe affermato, un anticipatore straordinario, di alcuni dei contenuti del metodo scientifico, senz'altro acerbi. Ma in lui, in alcuni dei suoi scritti, si trovano delle prime analisi che io chiamerei galileane, perché poi è Galilei ed è quella la sua straordinaria innovazione che porta il metodo scientifico ad essere inquadrato più compiutamente. Lo vediamo adesso non diversamente da come lo vedeva Galilei, almeno io. Poi chi vuole la teoria del tutto magari sta pensando ad un'evoluzione, però diciamo tutta la scienza che voi usate, che io uso nella mia vita quotidiana,
le tecnologie nate dall'avanzo della scienza sono state prodotte da quel metodo che Galilei ha portato a maturità. È interessante come però Giordano Bruno, alcuni decenni prima, già anticipa alcuni dei contenuti del metodo scientifico. Quindi, come innovatori, stiamo parlando di due figure veramente impressionanti. Giordano Bruno, forse ancora più impressionante per l'anticipo che ha sul resto dell'umanità. Sembra, io quando non è che è facile trovare né il tempo né leggerlo, perché sono anche scritti in lingua, anche quando usava l'italiano era un italiano difficile, diverso da quello nostro, però quando lo leggo ho quasi l'impressione che questo sia uno che con una macchina del tempo è andato lì. Cioè, non sembra possibile che contemporaneamente a quelli che erano gli altri pensatori di quella stagione c'era Giordano Bruno. È per me, da questo punto di vista, il mistero più grande, cioè l'anticipatore più impressionante. L'unico che mi ha fatto davvero pensare, ma forse che esiste la macchina del tempo, è questo. Poi, vabbè, Galilei porta a compimento questo straordinario passo di maturità del nostro pensiero. Tra l'altro, per me, io sono un relativista, un fisico teorico che si occupa principalmente di questioni relativistiche, quindi entrambi mi sono cari, di nuovo perché Giordano Bruno, negli scritti del Bruno si trovano alcune anticipazioni del principio di relatività, che poi Galileo, di nuovo, Galileo Galilei formalizza compiutamente. E poi arriva Einstein, per me relativista, di nuovo queste tre figure sono ineludibili, nel senso che con Bruno è l'alba, diciamo, del pensiero relativistico, Galilei è la prima mattina e Einstein mi sa che per adesso è mezzogiorno, nel senso che poi con Einstein c'è questa riformulazione dei principi relativistici che accomoda la complicatissima struttura di una teoria che abbia una velocità massima, quella della luce, quindi un atto di elevatissima espressione del pensiero, e quindi quello che Galilei e Bruno avevano messo le fondamenta, diciamo, con Einstein diventa un grattacielo, nemmeno una casa, un grattacielo meraviglioso. Quindi innovatori davvero straordinari, ma se ne devo scegliere uno, quello che più mi lascia a bocca aperta, tutti e tre, però se devo dare la medaglia d'oro è Giordano Bruno. Se io provo a confrontarlo con quello che si può leggere di altri pensatori contemporanei, non si può che rimanere allibiti. E io avevo intuito questa tua predilizione, non a caso insomma ti ho fatto questa domanda. E Giovanni, senti, per addentrarci un po' di più in questa fantomatica teoria del tutto, come scritto proprio nel retro di copertina di questo tuo libro, puoi sinteticamente spiegarci insomma in che cosa consiste? Un po' ce l'hai anche anticipato prima, ma soprattutto perché secondo te è così pericolosa? Beh, è pericolosa per fortuna solo per il sapere. Ora, quindi, il sapere nella nostra società contemporanea non è una cosa di grandissimo valore per tanti, quindi è un pericolo che forse per la società nel suo insieme è un piccolo pericolo. Senz'altro per una persona come me, per cui quel sapere è la cosa più importante che c'è nella mia vita, ecco, per me è un pericolo. Forse avrei dovuto usare una caratterizzazione diversa per essere riflettere meglio come la società intera potrebbe vedere. Per quanto, diciamo, la società si avvantaggia tanto dei progressi tecnologici ai quali la scienza ci ha portato, quindi, diciamo, quel sapere scientifico. Ci sono quelli come me che gli danno un valore intrinseco. Per me scoprire la relatività generale, scoprire la meccanica quantistica è un arricchimento di per sé inestimabile. Poi mi accorgo che grazie a loro ho il cellulare, il GPS, se mi ammalo mi posso fare le cure con i laser, allora meglio ancora, però per me viene subito la ricchezza, ma per tutti c'è, cioè, a qualche livello.
una ricchezza importante nel sapere scientifico e nel sapere scientifico che sia basato su fatti che osserviamo della natura. Ora, questa cosa della teoria del tutto nasce un po' dalla sfida che abbiamo adesso, che poi dove lavoro io, dove si articolano i miei studi. La sfida che abbiamo adesso è la sfida più di frontiera, l'avamposto più estremo è quello di provare a mettere insieme relatività generale e meccanica quantistica, le due grandi rivoluzioni del secolo scorso. E questa è una cosa molto difficile. Ascoltare, trovare indizi dalla natura è molto difficile per motivi che ho provato a spiegare in qualche pagina del libro. È parecchio difficile avere indizi osservativi per questo puzzle e la risoluzione di alcuni è non cercarli nemmeno, arrenderci alla difficoltà di trovare indizi, fatti osservativi che ci indirizzino e invece cominciare a usare criteri estetici, eleganza. Se una teoria, troveremo un giorno una teoria molto, molto, molto elegante, sarà sicuramente giusta. No comment. Il libro forse è abbastanza comment, non lo so, io non so come commentarlo questo. Una teoria che l'uomo trova abbastanza bella, l'essere umano trova abbastanza bella, dovrà essere giusta. Quindi fine di andare oltre la nostra immaginazione, fine di andare oltre i nostri pregiudizi. Fine. Infatti hai anticipato la domanda che volevo farti. Tu proprio nel libro affermi, no, che una delle battaglie che ti sta più a cuore è proprio contro la divulgazione scientifica che cerca di diffondere appunto l'idea anche che le leggi della fisica siano belle. E tu dicevi proprio che questo è un messaggio pericoloso, soprattutto dal punto di vista culturale. Quindi Sì, perché di nuovo, senz'altro, no, c'è un senso che è quasi privo di contenuti. Certo che le leggi della natura sono belle, quelle abbiamo e sono poi di una forza matematica, diciamo, da tutti i punti di vista sono belle. Però quello che mi rammarica di questo tipo di messaggio è che si fa per immaginare che sono belle di un bello che noi possiamo anticipare. Quindi non è un bello oltre l'orizzonte. Se è bello, se la prossima legge della fisica che si scoprirà io la troverò bella, vuol dire che non mi ha portato tanto lontano. Quello, il nostro senso del bello, il nostro intuito, la nostra immaginazione sono espressioni, talune sublimi, non sto qui assolutamente a sminuirle, però sono espressioni, alcune più sublimi, alcune meno, di quello che è la nostra attuale ricchezza di sapere. Quando la scienza ci porta davvero oltre gli orizzonti attuali del sapere, vuol dire che dovremo, se l'ha fatto davvero, vuol dire che dovremo ritarare il nostro intuito, vuol dire che dovremo ritarare la nostra immaginazione vuol dire che dovremo ritarare la nostra idea di bello. Una cosa che mi ha divertito molto, mi invitano spesso ai festival scientifici, festival delle scienze di qua, di là, è più normale, ma una volta mi hanno invitato al festival della letteratura a Mantova. Io, tra l'altro, non avevo scritto il libro, questo era 4-5 anni fa e ancora non pensavo di finirlo, quindi sì, mi hanno invitato come persona di scienza. Stanno instaurando al Festival di Mantova la tradizione di avere uno scienziato ogni anno, oltre a letterati. E mi fecero fare un po' di cose per il festival, furono molto divertenti. Una di queste, particolarmente bella, misero una lavagna, una grande lavagna in una delle piazze di Mantova, all'aperto, e io dovevo parlare dell'equazione che io pensavo fosse più bella. Gli organizzatori proposero, guarda, e io portai, ci volle buona un'ora però la spiegare, un'equazione in un'ora ce la puoi fare, e portai la legge di composizione delle velocità in relatività speciale, che è una formula
che nella relatività di Galilei si scrive V1 più V2, cioè velocità 1 più, proprio più quello che abbiamo usato tutti gli elementari, V2, quindi si scrive in 2 centimetri di foglio. Facendo misure più accurate di quelle che poteva fare Galilei all'inizio del secolo scorso, con Einstein, tra l'altro, questa è una delle conquiste di Einstein, scopriamo che la vera legge, o almeno non sappiamo se è la vera nel senso di quella del tutto, una legge migliore di quella, che sicuramente descrive la natura meglio di quella galileana, molto meglio, è una legge di composizione di velocità che per scriverla ci vuole tutto un foglio, ok? Con radici quadrate, tutti i simboli sui quali, soprattutto a un professore della letteratura, trovo facilmente degli allergici, comprensibilmente allergici. Io dico, questa è la mia più bella. E mi guardavo, dico, era più bella perché non la trovavo bella quando me l'hanno insegnata all'università, cioè quando l'ho dovuta studiare io quell'equazione. Mazza che brutta. Perché brutto è anche faticoso lavorare con quell'equazione anziché V1 più V2. Però quell'equazione era davvero oltre l'orizzonte del mio sapere prima di andare all'università. Quell'equazione mi ha portato oltre. Ora poi la capisco, ci ho avuto tempo, ma è di una bellezza straordinaria, no? Quindi hanno pure ragione quelli che dicono che la natura è bella, però la natura ci porta a ritarare il nostro senso del bello, e questa è la cosa più bella. Esagerando con questa parola, mentre invece si svilirebbe la missione della scienza se fosse quella di trovare cose belle nel nostro già senso preacquisito. Quindi, di nuovo, sarebbe una scienza che non va oltre, riorganizza all'interno di quello che già conosciamo. E anche questa che hai detto è una cosa veramente molto bella, anche questo aneddoto che ci hai raccontato. E senti, Giovanni, esiste un legame anche tra la filosofia e la scienza. Tu ne parli nel libro, come esiste tra la religione e la scienza. E si può dire in un certo senso che la fisica è complementare alla scienza. Si parla addirittura di filosofia della scienza, che è proprio quella branca della filosofia che prova a stabilire i criteri che caratterizzano una buona teoria scientifica. E se vogliamo trovare, diciamo così, le origini di questa branca appunto della filosofia, andiamo a Karl Popper fondamentalmente. Ci puoi dire qualcosa in più su questa branca della filosofia? Sì, diciamo, io leggo già tantissimo di fisica, non è che riesco a leggere tanto anche di filosofia, mi concentro appunto su questo ramo della filosofia, la filosofia della scienza, che cerca di capire come funziona la scienza in realtà, che è una cosa complicata, si possono fare, io quando lavoro, mica penso, lavoro come mi viene di fare il fisico, non so, è. Quando poi leggo la prospettiva dei filosofi della scienza sulla scienza, da un lato spesso leggo cose condivisibili, corrette, ma di cui io non ero completamente consapevole. Le cose si possono fare senza sapere la ricetta, diciamo. Loro riconoscono la ricetta in un certo senso, provano a riconoscerla, è molto complicato, il funzionamento, il fatto che la natura ci abbia messo in condizione di studiarla, per esempio, è una cosa che c'è anche di misterioso, non è completamente ovvio che un essere nella condizione in cui l'essere umano possa avere a disposizione la possibilità di investigare le regole. Quindi è molto affascinante questo ramo della scienza e io nel libro non dedico molto, come hai visto, verso la fine ci sono un paio di pagine, soprattutto perché uno dei messaggi che ci è arrivati dai filosofi della scienza è l'onere di avere delle teorie falsificabili, cioè quando si, ecco come la filosofia della scienza ce l'ha ben chiaro, cioè la scienza è legata ai fatti che si osservano e con Popper si rincara la dose, giustamente, ma diciamo è Galilei riscritto meglio da Popper, già in Galilei è così, quindi la tesi scientifica merita dignità solo se è possibile verificarla o falsificarla sperimentalmente.
Quindi non una cosa di pensa, 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 pensa. Pensa, pensa e poi controlla, poi verifica che la natura sia d'accordo. Ora, Popper, quello che provo a spiegare in quel paio di pagine del libro, come avrei visto, non è tanto ambizioso, provo solo a far notare che mentre Popper intendeva falsificare, non nel senso che una teoria fisica sia una verità assoluta, le teorie fisiche, come le intendo io, come le intendeva Galilei, come le intendeva Feynman, un fisico americano straordinario, non c'è campanilismo nel mio libro, come hai visto, provo anche a distribuirmi oltreoceano perché mi sembra che la scienza è patrimonio di tutti e ha avuto tanto dai contributi di tutti, quindi chi ha fatto la scienza in quel modo lì riconosce che la falsificazione non è perché una teoria fisica possa essere una verità immutabile. Ecco. La scienza produce verità che descrivono fatti osservati, quindi veri perché li osserviamo, caratterizzazioni corrette di quello che abbiamo osservato finora, come la teoria di Galilei, per esempio. La teoria di Galilei, io ancora oggi, quando ci lavoro, quando lavoro, non raramente, non di rado uso quella ancora di Galilei, perché se faccio riferimento a una classe di osservazioni dove le velocità dei corpi sono basse, le formule migliorate poi da Einstein rispetto a quelle galileane non portano nessuna vera differenza. Le differenze diventano tangibili quando le velocità dei corpi sono elevate. Quindi ecco, provo a spiegare questa idea di falsificare, vuol dire solo scoprire fin dove quella teoria è applicabile e poi oltre quel limite si dovrà trovare una teoria migliore che di nuovo è un andare oltre l'orizzonte, anche in quel senso lì, cioè una teoria fisica non è mai vera in un senso definitivo. Si potrebbe dire è vera entro un orizzonte osservativo. Quando andiamo oltre quell'orizzonte osservativo, non è che diventa falsa, non è che contraddice quello che abbiamo visto, però impariamo poi per descrivere bene anche entro quell'orizzonte più ampio come si deve migliorare la teoria. Quindi provo a spiegare nel libro che la falsificazione che intendeva Popper non va intesa, e tra l'altro Popper è molto chiaro su questo, non va intesa per dire che una teoria fisica non ha orizzonte. A orizzonte infinito. Una teoria fisica ha un orizzonte sempre finito. A un certo punto amplieremo le nostre conoscenze in maniera tale da doverla migliorare, però quella tappa, quel punto di rottura, quel punto in cui ci accorgiamo che quella teoria ha finito, ha esaurito a un certo punto, a un certo orizzonte, si ferma la sua applicabilità, è un punto importante per la scienza, la falsificazione. Mi sono impegnato per qualche pagina su questo tema più delicato perché qui in realtà c'è una questione cruciale rispetto alla teoria del tutto, perché loro provano a usare la falsificazione come se non è falsificata è vera e se è vera è vera entro qualsiasi orizzonte, orizzonte infinito. Bene, questo non abbiamo mai avuto un esempio e non c'è in realtà la condizione umana non ha in realtà accesso a questo tipo di verità senza un orizzonte. È un limite, ma anche una grande ricchezza dell'essere umano che noi non lo sappiamo cosa c'è oltre l'orizzonte, per definizione. Siamo esploratori, ciascuno a nostro modo, e quello che conosciamo è quello che finora abbiamo esplorato, punto. E la fisica forse è una materia in continuo divenire, no? Molto viva da questo punto di vista. E quindi hai fatto bene anche a trattare questo argomento che è veramente interessante. Poi la filosofia dà il suo contributo chiaramente in tutti i campi. E quindi è molto interessante anche questo argomento. Veramente ci sarebbero tantissime cose da dire, dovremmo star qui parecchio tempo. Io, Giovanni, ho ancora due domande da farti. Posso approfittare ancora un po' del tuo tempo? Bene,
Allora, guarda, io ti volevo chiedere una cosa alla quale so che tu tieni particolarmente e che è ben descritta nel tuo libro. Abbiamo parlato prima dell'Einstein giovane e del vecchio Einstein, no? Quello che tra il 1905 e il 1917 è stato capace di scoperte di cose straordinarie e quello che è venuto dal 1919 in poi, quando insomma, pur continuando a lavorare, a ricercare, a impegnarsi, però non ha portato a nulla di particolarmente significativo. In realtà, tra il prima e il dopo è stato come se lui avesse proprio cambiato metodo, no? In un certo senso. E il passaggio, diciamo così, del testimone dal giovane al vecchio Einstein è la lettera, una sorta di testamento che lui ha scritto al suo amico Felix Klein. E tu dici che questa lettera per te è il manifesto della scienza. La vedi come una sorta di legge costituzionale che in realtà contrasta proprio apertamente con la teoria del tutto. Perché è così importante questa lettera? Beh, per me è una delle espressioni massime del pensiero umano e anche di quella umiltà che io penso sia la nostra arma, in realtà, la nostra arma più aguzza per arricchire un po' il nostro sapere, scoprire nuove domande. Il contesto è il 1917, quindi ricordo che siamo un paio d'anni dopo che Einstein ha scoperto la relatività generale, la sua impresa più grande. Manca non tanto nel 1919 poi, perché la relatività generale cominciava a essere capito da tutti. Lui già l'aveva capito nel 1917 con pieno merito, però una rivoluzione così ci vuole tempo a metabolizzarla. Verso il 1919, con alcuni fatti osservativi che diedero supporto ulteriore alla relatività generale, lui raggiunge una fama mondiale che ho l'impressione abbia preso un po' in ostaggio la sua vita, cioè, comprensibilmente. Io mi auguro che a me non capiterà per motivi suoi, ma comunque non vorrei che mi capitasse. Non è una buona cosa per restare concentrati su questa sfida. Lui ha dovuto affrontare un livello di fama mondiale che nessuno scienziato ha mai dovuto affrontare. E può essere una cosa bella, però è anche un impoverimento, un'aggressione del pensiero. Quindi, e lui si è un po' smarrito, quello che si vede facilmente nella documentazione storica, nella sua ricerca dopo il 1919, non che, diciamo, non che diventi come questi la teoria del tutto, però perde un pezzo di quella sua umiltà straordinaria. Ecco. È importante per me nel libro far notare che il più grande pensatore che abbiamo espresso come umanità era anche probabilmente l'uomo più umile. Ma umile, diciamo, non era umile, sapeva bene di essere bravissimo in matematica, mentre altri no, non è quello il punto. Ma umile rispetto alla natura, diciamo, ecco, nel suo periodo più fruttuoso, quello 1905-1917, lui proprio era pronto a essere sorpreso dalla natura, perché la natura, la sua piccolezza rispetto alla natura era vissuta appieno. Ora, dopo il 1919, forse io non sono psicologo, per questa fama mondiale, così, lui smarrisce un po' di quella umiltà, pur restando consapevole, diciamo, dei limiti del pensiero umano. Però nel 1917, scrivendo a Felix Klein, un suo amico, è meraviglioso perché lui ha appena raggiunto la piena consapevolezza che la relatività generale è una teoria corretta, è una nuova descrizione dei fenomeni gravitazionali che funziona. Sa bene che è da mettere tra le prime, se non la prima impresa umana, come coefficiente di difficoltà. Se non altro perché è la volta in cui, più che in altre, ce ne sono state altre, ma più che in altre, la scienza è andata oltre la nostra immaginazione. Lui è pienamente consapevole di tutto questo. A lui scrive a Felix Klein tante cose bellissime, tra cui lui dice: guarda, ora io ho capito che ci voleva questa nuova teoria al posto di quella di Newton, ma ti avviso che prima o poi si scopriranno, come io ho scoperto dei fatti osservativi, implicitamente si riferiva
alle proprietà dell'orbita del pianeta Mercurio che l'avevano molto indirizzato. Ho scoperto i fatti osservativi che mi dovevano portare da Newton alla mia nuova teoria. Prima o poi inciamperemo in dei fatti osservativi che porteranno ad abbandonare la mia teoria e a farne una nuova. E la cosa bella, prima di tutto, che appunto lui ha fatto questa impresa, ma non c'è attaccamento all'oggetto, è meraviglioso, cioè lui sa che questa cosa dovrà, no? Ha il compito di accompagnare la fisica per una stagione entro un orizzonte, poi quando scavalliamo si deve superare con grande serenità. E poi dice i motivi, io sono attaccatissimo, lui dice i motivi per cui si dovrà superare la mia teoria, io so di non poterli nemmeno immaginare. E poi l'altra cosa, questo processo non avrà mai fine. Cioè lui anche è categorico, non è che dice guarda la mia, sai cos'è? Sono stato bravo, supera quella di Newton, ma ho l'impressione che non sia completa. Sarebbe un pensiero diverso. Lui è proprio ostile all'idea di una teoria che ha orizzonte infinito. Lui dice questo processo non avrà mai fine. Anche limitandosi solo all'ambito gravitazionale, che è solo un pezzo del nostro sapere, lui pensa che la catena di domande non ha fine. Questo, se lo mettiamo come, invece di scrivere un librone così, come Costituzione della Scienza, ci mettiamo la lettera Felix Klein, in mezza pagina abbiamo risolto tutto, secondo me. E Sì. anche nella poesia, lo metterei anche nella poesia. Non ha parole così eleganti, però il pensiero è meraviglioso. Davvero un messaggio straordinario e infatti invito gli ascoltatori che poi leggeranno il libro a leggerlo con attenzione perché è veramente molto bello ed è bello anche scoprire questi aspetti di personaggi così straordinari che sembrano inarrivabili e poi alla fine entrano in gioco anche le fragilità umane, no? Che molto probabilmente, come hai detto tu, nel suo secondo periodo hanno un pochettino influenzato la sua attività pur rimanendo ovviamente quello straordinario personaggio. Che tutti consideriamo come tale. E per arrivare un po' ai giorni nostri invece, Giovanni, parliamo del tuo lavoro. Su che cosa stai lavorando in questo momento? Quali ricerche porti avanti e soprattutto quali obiettivi vorresti concretizzare con questo tuo lavoro? Beh, come anche la scelta dei casi investigativi di cui parlo nel libro un po' riflette il fatto che io sono proprio in quella filiera di pensatori, ovviamente espressione piccola, però contemporanea, invece gli altri sono più grandi, ma del passato. E in effetti l'impressione che abbiamo, non solo io, diciamo, l'analisi logica della situazione attuale, dello studio della gravità è che dovremmo essere a quel punto che Einstein immaginava nella lettera Felix Klein. L'equazione di Einstein per la gravità si può, diciamo, la teoria si può sintetizzare in un'equazione molto ricca, con dei simboli molto ricchi, ma è un'equazione. E quell'equazione è straordinaria perché eguaglia proprietà della materia a proprietà dello spazio-tempo, ovviamente non le stesse, però scopre, analizzando alcuni indizi osservativi, tra cui questo famoso delle anomalie dell'orbita del pianeta Mercurio, scopre che la materia può influenzare, le proprietà della materia possono influenzare la struttura dello spazio-tempo, quindi è un'equazione che c'è un uguale in mezzo. Un coso matematico complicatissimo che parla della materia e un coso matematico complicatissimo che descrive la curvatura e la geometria dello spazio-tempo. Ora, questa cosa l'ho spiegata anche a mia figlia, cioè, perché lei stava qualche anno fa, ora sta in terza media, parliamo già di ben altro, però qualche anno fa imparava, ma diciamo, forse stava in prima media. Le prime volte in cui l'insegnante insisteva che ci fossero le dimensioni giuste, tipo l'area la doveva fare in metri quadri. È bravissimo a fare i conti, però anche mio figlio sono uguali, sono bravissimi a fare i conti, quindi se gli deve venire
44, gli viene 44, però sono svogliati, quindi ci mettono, magari è un'area, scrivono 44 metri, la risposta giusta è 44 metri quadri, giustamente, essendo un'area. Loro fanno 44, ma sarebbero il tipo di ragazzini che più spesso che non metterebbero le dimensioni sbagliate. Io gli dico, guarda che se c'è l'uguale, quando c'è l'uguale è importante, perché se è un'area, fai uguale. Uguale a una cosa che è un'area, se tu metti metri è una lunghezza, non è possibile che un'area uguale a un'altra. Dico questo piccolo aneddoto perché ora la situazione di Einstein, ai tempi in cui l'ha scritta, sembrava avere pienamente senso. Attualmente però abbiamo scoperto che il lato destro, tipicamente si mette a destra dell'equazione, il contributo della materia, ha proprietà quantistiche molto tangibili, proprietà non continue, proprietà discretizzate e tra l'altro anche fasi, non so come, un po' nebulose. Il concetto di osservabile fisico si arricchisce di nuove proprietà in ambito quantistico. E la nostra situazione, noi non ancora abbiamo imparato come a fare la stessa cosa anche per l'oggetto a sinistra, quello dello spazio-tempo. Quindi in questo momento l'equazione di Einstein è oggetto classico uguale oggetto quantistico, un po' come mio figlio che scrive area uguale 44 metri. Cioè siamo davanti a un palese caso, infatti è uno dei casi investigativi più facili da spiegare dal punto di vista logico, nel senso è un confronto tra oggetti che finché non avevamo ancora scoperto le proprietà quantistiche della materia, sembrava perfettamente ovvio. Ma ora a sinistra abbiamo un oggetto che, per quanto ne sappiamo, sembrerebbe non avere ancora proprietà quantistiche. Ma a destra invece abbiamo scoperto che quell'oggetto ha anche proprietà quantistiche. Come fanno a essere uguali se quello ha proprietà quantistiche e quell'altro no? Quindi stiamo cercando, così il nome dell'area di ricerca è gravità quantistica, stiamo cercando di capire la chiusura logica di questo puzzle. È evidente che se l'oggetto che ha a che fare con lo spazio-tempo deve essere eguagliato a quest'altro oggetto matematico che codifica proprietà della materia, come l'oggetto per la materia, quello per lo spazio-tempo deve avere proprietà quantistiche. È molto difficile perché, anche e soprattutto perché non riusciamo ad avere indizi osservativi. Quindi stiamo, io paradosso faccio sempre pensa-pensa, immagina che tristezza, faccio molto pensa-pensa, però sto proponendo esperimenti, quindi mi sento ottimista perché almeno si intravede qualche tenue speranza di averlo, qualche indizio osservativo. Però in attesa di questi indizi osservativi la frustrazione è che io faccio molto pensa-pensa. Io non credo che sapere possa avanzare tanto. Ho Abbiamo scoperto capito. delle domande, che per me è la cosa È importante. bella, quindi non sono frustrato da quel punto di vista. Anzi, Bene. la domanda per me è l'obiettivo più ambizioso, però diciamo che un giusto mix tra domande e risposte è l'ideale. Invece stiamo scoprendo alcune domande. Forse se mai dovessi trovare tempo per un altro libro dovrei scrivere le nuove domande, Perché no? risposte. Però è chiaro che solo con le domande è vero che sono la parte più bella, però ogni tanto avere anche una risposta non fa male. Sicuramente darebbe un incoraggiamento a proseguire sempre con grinta e determinazione, che in ogni caso sono sicura non ti manca. Senti Giovanni, prima di salutarci, vuoi lasciare un messaggio ai giovani fisici, agli aspiranti scienziati, ai ragazzi di oggi che magari sono anche un po' disillusi, no? Perché pensano, una volta terminati gli studi, che per loro ci sia un futuro solo all'estero, no? Che qui in Italia ci siano, le porte chiuse. E comunque se vanno all'estero di doverci rimanere, quando in realtà poi tu nella tua carriera hai fatto il percorso inverso, no? Perché tu sì, effettivamente sei stato molto all'estero, hai fatto esperienza, hai imparato tanto e poi sei tornato in Italia per rimanerci e sei qui attualmente a fare ricerca. Sì, è un tema complesso, è senz'altro importante che questi giovani se riconoscono dentro di loro il talento, la determinazione, la passione,
non vedano i loro sogni frustrati, ecco. E quindi deve essere una missione questa, non solo perché sono un patrimonio per la nostra società, ma anche per rispetto per la passione di questi ragazzi, che mettiamo più al centro della nostra attenzione. Io posso dire che nel mondo accademico italiano, che ha sempre avuto dei problemi, un po' di favoritismi, non voglio entrarci, ma da persona attenta avrai letto tanto su questo tema. Quindi, il mondo accademico italiano ha sempre avuto storicamente, più che altrove, dei problemi che rendevano particolarmente difficile per i giovani innovatori farsi spazio. Magari un giovane pronto a accodarsi a un potente accademico non aveva così tante difficoltà, però diciamo è una perdita grossa perdere gli innovatori, ecco. Ancora i problemi ci sono, però voglio dire, la direzione è, nella mia percezione almeno, in miglioramento. Le cose ancora non vanno bene, non voglio trivializzare, però mi sembra importante comunicare ai giovani che mi sembra di percepire, io che sono un po', come dicevi, un trapiantato nel mondo accademico italiano, perché poi mi sono laureato, appena laureato, giovane, sono poi stato più di 10 anni fuori dall'Italia, partito che ancora non ero. Pur essendo come persona in generale immatura, sono partito proprio ragazzino, e ho scoperto il mondo accademico italiano rientrandoci, ho assaporato alcune delle sue straordinarie forze, la fisica italiana in particolare, anche quello, tu che leggi molto avrai molta evidenza di quanto mi piace dire, col calcio a volte non ci qualifichiamo ai mondiali e me ne dispiace tantissimo. Quest'anno è un anno storto da quel punto di vista, però almeno con la fisica siamo sempre semifinali e finali, insomma, no? Nel senso che, come vedete, come i lettori attenti notano, ogni grande scoperta c'è sempre un contributo di primissimo piano dell'Italia, quindi quello non ci è mai mancato. Per un lungo tempo ci è mancata un po' di etica nella conduzione del mondo accademico, ecco, senz'altro almeno nel senso di un enorme vantaggio per un giovane che si accodava a un potente accademico rispetto a un giovane innovatore, che è poi una delle cose peggiori, uno degli sprechi più grandi. E in realtà quelli che andavano all'estero erano quelli innovatori, dominantemente, ancora è così. Però voglio dire, nel mondo accademico italiano io noto che si sta prendendo atto della gravità di questi comportamenti e qualche passo avanti, restando una situazione comunque non corretta ancora, però qualche passo avanti è stato fatto, quindi per qualcuno che adesso si avvia, può con un moderato ottimismo immaginare che le cose nel mondo accademico, andranno sempre in maniera da premiare di più l'innovazione, che poi è la missione prima, oltre al fatto etico, anche il fatto di servizio alla società. Quando la scienza innova, è la sua massima espressione di servizio. Non ho visto in questi, poi sono stato più di 10 anni fuori, ma oramai sono rientrato da circa 15 anni, quindi ho anche ora un po' di prospettiva di cammino all'interno del mondo accademico italiano. In questi 15 anni qualche piccolo, ma a me sembra tangibile passo avanti del mondo accademico l'ho visto. Non mi sembra di vedere nessun passo avanti nell'impegno dei governi di dare risorse alla ricerca, anche alle università, per preparare con migliori strutture i nostri studenti. E di nuovo, almeno per fisica, io conosco, abbiamo una tradizione dell'insegnamento della fisica così forte che superiamo al deficit di finanziamenti, ma cosa potremmo fare con un po' più di risorse? Una domanda veramente di cui sono curioso. E quindi, senz'altro, chi davvero
fa con ragionevolezza la scelta di dedicarsi alla scienza sarà una persona sveglia. Quindi guardatemi in giro, monitorate il mondo accademico. Io dico che qualche passetto avanti lo sta facendo, ma se ne devono fare altri e ci vuole vigilanza. E vigilate sul governo, altrimenti ve ne andate all'estero. Però, diciamo, le premesse per uno piccolo ottimismo, che poi andare all'estero non è, diciamo, sono stati per me, per esempio, gli anni di grande arricchimento. La scuola di fisica italiana nella quale mi ero formato col primo livello di studi non ha nulla da invidiare a nessuno, ma anche una scuola altrettanto buona. Io ho lavorato negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svizzera. Sono scuole non superiori, ma in realtà nemmeno inferiori alla scuola italiana. Sono diverse. Allora uno si arricchisce un po' del modo di fare scienza di tradizioni diverse. Quindi non è che poi è un male che questi italiani innovatori vadano all'estero, è più un male per l'Italia, anche perché non riusciamo a importare. Soprattutto la Francia sta facendo un rapporto import-export fantastico, si prendono un sacco di giovani innovatori italiani che noi formiamo nel migliore dei modi e noi non riusciamo a rubargli invece degli innovatori francesi perché le condizioni per fare ricerca in Francia sono migliori, quindi a lungo andare potrà essere un problema, però sembra che qualcuno lo stia notando, se anche i governi cominciano a fare qualche passo, magari o facciamo import-export o magari più spesso capiteranno cose come è capitato a me, che si fa un periodo di arricchimento, che è benefico comunque per uno scienziato. Respirare, acquisire i metodi diversi ma altrettanto buoni di altri posti e poi rientrare. Quello può essere un futuro che ora è più realistico. L'altro consiglio che do è, diciamo, di avere in generale, in Italia o all'estero, un giovane innovatore ha bisogno di un buon equilibrio, però porsi la questione, ci deve essere un qualche punto di equilibrio tra umiltà e fiducia in se stessi. Non, bisogna trovare però un delicato equilibrio. Senza umiltà non si va da nessuna parte. Okay? Però allo stesso tempo, se uno è un giovane innovatore, ti capita, a me all'inizio, quando facevo le prime presentazioni alle conferenze, salivo sul palco che la sala era piena, uscivano tutti e rimanevo io solo, no? Bisogna avere anche un po' di fiducia in se stessi. Beh, fra qualche anno resteranno, prima o poi, se lavoro bene, credo di star lavorando bene, prima o poi, no? Ora non escono. Però, insomma, ci vuole un buon mix, ecco, no? Non eccedere. Quella mi sembra la cosa più difficile, forse. Difficile da insegnare, posso solo suggerire di cercarlo questo equilibrio. Senza l'umiltà non si va da nessuna parte, però bisogna credere nelle proprie idee, perché se un'idea è davvero innovativa, la prima ricezione sarà negativa. Quando un'idea è davvero, se un'idea che un giovane fisico propone viene immediatamente ricevuta con applausi, sarà una buona idea, ma non molto innovativa. Quindi chi si prefigge l'obiettivo di innovare deve avere un po' la scorza dura, credere in se stessi e andare avanti, senza perdere l'umiltà che comunque, come spero il libro, chiarisca bene la nostra prima arma. Guarda, un bellissimo messaggio e sottoscrivo in pieno l'umiltà in tutto, veramente, e anche la passione, che sicuramente è il motore un po', no? Di tutto quello che facciamo, tu nel tuo campo, io nel mio, quindi un bel messaggio da dare ai giovani, sono contenta che l'abbiamo fatto oggi qui a Per Iscritto. Giovanni, siamo arrivati alla conclusione di questa lunga ma bellissima intervista, veramente spero che arriveranno altri libri, così avremo anche ancora l'occasione di rincontrarci. So che è impegnativo scriverli, però insomma non mettiamo limiti. E quindi veramente grazie di cuore per aver partecipato. Mi ha messo molto a mio agio, mi sono divertito. Grazie e buon lavoro.